Bentrovati a un'altra puntata della Taverna del Ragno con World in Conflict. Riceviamo resoconti dalla Guardia Costiera circa una situazione in corso sul lungomare del porto. Ci sono molte navi container in avvicinamento e si rifiutano di identificarsi. Passo. Освободите небеса. Освободите небеса. Eravamo in guerra da quasi 4 mesi e ancora non capivamo cosa stesse accadendo. Quando i colpi di artiglieria iniziarono a esplodere nelle strade di Seattle, molti rimasero sconvolti, impietriti dallo shock e dall'incredulità. La guerra vista in TV può essere affascinante, ma quando ti tocca personalmente è tutta un'altra storia. Immagina il tuo ufficio esploso in 1000 pezzi, la tua auto accartocciata come un guanto logoro e il tuo amico disteso in strada, con il corpo maciullato. Questa fu la realtà di Seattle in quel fatidico giorno dell'autunno dell'89. L'esercito era impegnato in Europa e altrove, e la Marina avrebbe dovuto proteggerci da un'invasione, ma non ci riuscì. Venne ingannata, come tutti noi, dallo stratagemma dei russi. Ma quando i primi carri armati sovietici iniziarono a uscire dai veicoli da trasporto, alcuni di noi cercarono di organizzare una disperata difesa. Non ci saremmo arresi senza combattere. Sì, qui è il capitano Bell. Sto cercando di parlare con il maggiore. Cosa? Allora chi ha assunto il comando? Come sarebbe a dire io? BTR dietro. Noi non pronunciamo parole. Io sono Mike e lui è Anton, signore. Siamo della Washington National Guard. Bene, ora siete con noi. Prendete un fucile e datemi da fare. Usciamo da qui. Ma non possiamo fuggire, signore. Abbiamo perso Seattle. Cerchiamo almeno di non perdere la vita. Parker, dichiara la ritirata. Red Eye 4, voglio sapere che cosa sta succedendo al porto. Sorvolo la zona e fammi rapporto, intesi? Scherza, capitano. Abbiamo già perso 4 elicotteri laggiù, è una condanna a morte. La stessa che tocca ai traditori. Sì, signore, vado subito. Qui Red Eye, chiudo. Gente sopra il palazzo. Sai che farà una brutta fine questo. Oddio, laggiù c'è tutta l'armata rossa. Dobbiamo ritirarci subito. Ritirarci!
Ritirata! Ah! Re dei quattro, rispondete! Dannazione! È un coglione. Ok, Parker. So che eri il cocco del colonnello, ma per me non vali una cicca. Prima di andarcene da questo pantano dobbiamo raccogliere delle informazioni. Occupatene tu. Uccidi quei comunisti, Parker! Dobbiamo conquistare l'area prima di poterci ritirare! Sei colpito! Andiamo al punto. Ok, Parker, so che eri il leccapiedi del colonnello, ma a me non fai né caldo né freddo. Ci servono informazioni prima di andarcene da questo casino e voglio che sia tu a raccoglierle. Giustamente, perché stiamo Parker, super simpatici. Scopri che diavolo sta succedendo e fai rapporto! Chiedo come abbiano fatto quei maledetti comunisti a eludere la marina. Che mi venga un colpo! Devono essere nascosti in quei carri merci civili e scommetto che ce ne sono altri in arrivo. Giusto un po'. A tutte le unità! Qui è il sergente maggiore Hanson della Washington National Guard o degli uomini immobilizzati sulle banchine. Richiediamo rinforzi immediati! Ci stanno ammazzando! Ricevuto, sergente. Vedi cosa puoi fare, Parker. Io consoliderò le nostre forze qui. Lui dice l'altro non attacco i T-72. Più tanto. Sì, signore. Corazzato in movimento. Dire, andiamo. Forza, forza. Bradley. Qui è trasporto corazzato. Entriamo in battaglia. A tutte le unità di Seattle, attenzione. Non riesco a contattare nessun ufficiale superiore. Dovremo cavarcela da soli. Corazzato Bradley in movimento! Qui blindato! Attacchiamo il nemico! Siamo diretti alle coordinate! Sparare questo! Eliminali, Parker! Mostragli di che pasta sono fatti gli americani! Alla crema! Qui Bradley! Rispondiamo al fuoco nemico! Tua morte! Dai, cazzo di mira avete! Combattimento iniziato! Lanciare questo! Bene, ora levate il culo da quelle banchine! Quei figli di puttana comunisti si stanno radunando per sferrare l'attacco! Qui unità antica! Saliamo a bordo, signore! Sì, signore! Saliamo sul mezzo da trasporto! Tutti a bordo. Quello era l'ultimo, signore. Qui Hanson. La Guardia Nazionale ha un deposito di rifornimento vicino al porto. Se riuscissi a prenderne il controllo, potremmo chiedere dei rinforzi. Ci proviamo. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Tenente Parker, conquista quel deposito. Andiamo, andiamo. Correte. Fatevi sotto, comunisti. Io e i miei uomini vi organizzeremo una cenetta con Stalin. Avanti, fatevi sotto, bastardi! Resisteremo a qualunque cosa ci tiriate addosso! Il deposito di rifornimenti è stato preso. Ecco dove otterrai i tuoi rinforzi, Parker. Farei meglio ad assicurarti che la zona d'atterraggio resti sicura. Ricevuto, seguiamo! Non vi regaleremo più neanche un centimetro! Questo è il nostro paese, dannazione! Qui Hanson! Molti civili si sono radunati presso il Kingdom! Dobbiamo farli uscire prima che sia troppo tardi! Dobbiamo andarcene da questa città prima che sia troppo tardi, sergente! Tu resta qui a dare una mano, Parker! Non possiamo lasciare quella gente in mano ai comunisti! Ma non possiamo lasciarli qui a morire, capitano! Dannazione, no, non possiamo! Parker! Non posso rischiare di andare laggiù! Dovrei cercare di raggiungere il Kingdom! Fai una ricognizione della strada prima di andare. I russi saranno dappertutto ormai. Lo so, sergente. Parker, manda qualcuno in avanscoperta per controllare quella posizione. Dove vuole correre? Entriamo nell'edificio. Guarda d'arrivo! Siamo dritto sulle truppe. Saliamo sul mezzo da trasporto. Via, via, l'ultimo uomo è appena entrato. Combattimento. Mezzo di trasporto più veloce che possiamo, signori. Radio amico distrutto. Se mi
Sì, entriamo nel mezzo da trasporto. Aspetta, li facciamo girare qui. Saliamo sul mezzo da trasporto. Siamo tutti ci mandiamo. Tutti a bordo. Metti, mi partenza. Andiamo. Flinta, Jimbo, andiamo. Ci sono un sacco di edifici occupati dai russi lungo la strada, signore. Ce ne occuperemo noi. Ho una batteria d'artiglieria in contatto, ci offriranno copertura di fuoco. Non sprecarla inutilmente, Parker! Assicurati di eliminare quelle unità di fanteria prima di muoverti. Qui Yankee 5, fornitici le coordinate del bersaglio, al resto penseremo noi. Passo. Qui Bravo 4, stiamo affrontando un assalto sovietico in forza e non riusciamo a resistere. Attendo ordini, passo. Ciao, russi. La via è sgombra e la batteria d'artiglieria è richiesta altrove, Parker. Ora porto al culo al Kingdom. Trasporteremo là dei rinforzi per via aerea. A quel punto dovrei recuperare dei camion per portare via i civili. Troppo tardi, signore. I russi si stanno spostando verso il parcheggio del Kingdom e i miei uomini hanno avvistato anche alcune batterie antiaeree. Annullo l'evacuazione. Quei civili dovranno cavarsela da soli. A meno che non ci sbarazziamo dell'artiglieria antiaerea. Già, ma non ho abbastanza uomini! Parker, provaci! Sgombra la zona d'atterraggio al Kingdom in modo che gli elicotteri possano portare via i civili! Parker, c'è un Bradley danneggiato abbandonato vicino al Kingdom. Vedi se riesci a sistemarlo, ti mando un ampi. Ci sono diversi modi per riparare le unità, diciamo, danneggiate. Possono essere gli ambi oppure i carri armati di preparazione. So che gli ambi possono sparare e costano poco. Invece il carri armati di preparazione magari sì, ci mette meno a riparare, ma meccanico in posizione, alla fine non può sparare un po'. Buon per te, Parker! Quel Bradley ti servirà! Pronti a muovere! Intanto pronto lo sbaglio! Sto perdendo uomini in tutta la città, dannazione! Non resisteremo per molto! Iniziamo le riparazioni! In mezzo al trasporto libero, ci muoviamo come da ordini! Andiamo! Qui Bradley, andiamo! Lanciare quel drone! E attenzione, in marcia! Lo ripariamo subito! Che mi venga un colpo, Parker, potresti farcela! Continuate così! Siamo un po'! Obiettivo drone! Presto! Ricevuto, seguiamo! Sparare quel drone! Sì, colpito! Ricevuto, seguiamo! Obiettivo nemico distrutto, signore! Obiettivo nemico distrutto, signore! Un altro abbattuto, Parker! Ancora uno e potremo far atterrare gli elicotteri, tenente! La zona è libera dalle unità antiaeree nemiche! Faccio intervenire gli elicotteri! Vai alla zona d'atterraggio e crea un perimetro! Saliamo sul mezzo da trasporto! Qui Bravo 4! Abbiamo quasi esaurito le munizioni e molti dei miei uomini sono feriti! Abbiamo bisogno di rinforzi! Blindato pronto! Qui Hotel 29, la zona di atterraggio è stata sgombrata. Ripeto, la zona di atterraggio è stata sgombrata. Stiamo portando rinforzi, passo. Hotel 29, qui Hotel 6, mantieni la formazione e tieni gli occhi aperti. Il nemico sarà presto di ritorno nell'area. Hotel 6, chiudo. E questo gioco funziona molto come, diciamo, 20 secondi, la storia del triangolo, ovvero che le unità di fanteria sono ottime contro le unità antiaeree, le unità antiaeree contro quelle corazzate contro la fanteria. Stadio va. Il Kingdom è stato quasi totalmente distrutto dall'artiglieria. Quasi? Quei civili sono stati dannatamente fortunati perché c'ero io in zona a salvarli. Ora cerchiamo di andarcene via anche noi. Siamo qui già da troppo tempo. Wilson,
Ho squadre bloccate in tutta la città. Ci serve aiuto per tirarli fuori di lì. I tuoi uomini dovranno cavarsela da soli, sergente. Non possiamo restare qui un secondo di più. Ma signore, non potete lasciarci qui a morire. Bene, maledizione. Parker, pensaci tu. Non posso rischiare di andare laggiù. Bene, li hai trovati. Aiutali a liberare l'area. Grazie, signore. Restano solo un paio di ragazzi in difficoltà. Siamo tutti lì in mezzo da trasporti. Ce ne andiamo. Sono certo che a West Point l'hanno insegnato, Parker. Ma se ordini ai tuoi uomini di muoversi in formazione a quadrato, sarà più facile percorrere quelle strade strette. E come si faceva? Ah, qua. Qui Bravo 4! Abbiamo bisogno di rinforzi, dannazione! Mi sentite? Il mio operatore è stato colpito e mi è rimasto un solo caricatore! Un solo caricatore? Tieni duro, Bravo 4! Veniamo ad aiutarti! Roger, cercherò di spostarmi. Bravo 4, rispondi! Tenente, li hai trovati? Se li aiuti a sgombrare l'area potranno andarsene. Distrutto, signore. Qui, adesso entriamo nell'edificio. I suoi ordini ricevuto, andiamo! Nemico abbattuto. Mezzo di trasporto, pronto a confronto. Attenzione, veloce che possiamo, signore. Grazie, tenente. Non lo dimenticheremo. Già, sei proprio un eroe, Parker. È ora che ce ne andiamo. Dovremmo utilizzare il passaggio sotterraneo verso est. Sì, via, via, via! Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Tenente Parker, conquista quel deposito. Ma un ulteriore supporto di artiglieria per te. Usalo per liberare l'area. Qui anche 5. Siamo in attesa e pronti a sparare, signore. Il diavolo comanda in sto casino! Credevo ci stessimo ritirando! Infatti, soldato, ma dobbiamo rimanere organizzati! Al diavolo, signore! Se vogliamo sopravvivere, sarà meglio che cominciamo a correre! Non intasare la rete se non hai qualcosa di utile per cui fare rapporto! Porca miseria! Mi hai fatto togliere il comando! Il deposito di rifornimenti è stato preso! Ecco dove otterrai i tuoi rinforzi, Parker! Farei meglio ad assicurarti che la zona d'atterraggio resti sicura! Pronto? Mi ricevete? Sono l'unico superstite del secondo battaglione e sto cercando di andarmene da questa città. Vi consiglio di fare altrettanto. Soldato, segui la ritirata restando nei ranghi a un ordine. Signore, vada all'inferno! Dannazione, il sottopassaggio è bloccato. Dovrai farti strada con le armi in pugno per uscire. Miseria. Siamo due di questi. A tutte le unità, rispondetemi prima di riposizionarvi. Se il vostro comandante è morto, raggiungete la posizione 2-4. Mantieni la calma, Parker. Ho fatto inviare dei rinforzi alla zona d'atterraggio di rifornimento. Creiamo danni minimi nella zona obiettivo, basso. Andiamo a tutta velocità. Ci hanno presi sotto tiro. Ora via! Distrutti! Arriva l'attacco! Via! Lanciate palle all'attacco! Stiamo combattendo! Cerca di evitare che muoiano così tanti uomini, Parker! Ho inviato dei rinforzi alla tua zona d'atterraggio di rifornimento! Benissimo ragazzi.
anche questa puntata è finita. Ci vedremo con la prossima missione, e anche lì misteriosa puntata. Vediamo cosa succederà. Alla prossima, ciao a tutti.